tutti. Iniziamo quest'ultimo incontro della rassegna 1963. Grazie a tutti per essere presenti, aver resistito fino all'ultimo. Questo è l'incontro sicuramente più particolare, forse più complesso della rassegna. La serata non è delle più felici, piove, abbiamo anche la concorrenza a Palazzo Roberti, c'è Serena Dandini, quindi insomma, però siamo davvero siamo davvero felici di che comunque ci sia un buon pubblico a seguire questo incontro. Vedete subito che il tavolo è presidiato soltanto da Francesca Donazzan, perché la nostra relatrice, causa sciopero, è ferma a Pisa e terrà l'incontro appunto da casa. Ci scusiamo, non dipende da noi, per fortuna la tecnologia ci assiste e comunque riusciamo a realizzare anche in maniera efficace, almeno così è stato anche per gli altri incontri, la relazione di stasera. Dato che è l'ultimo degli incontri, io volevo ringraziare nuovamente Francesca Donazzan, la dottoressa Donazzan, che ha organizzato, curato questa rassegna con molta attenzione, ha tenuto i contatti con tutti i relatori e ha pensato il tema, il filo rosso che ha tenuto insieme questi incontri che abbiamo iniziato ormai da un mese a questa parte. Quindi davvero la ringrazio, come ringrazio l'assessorato alla cultura e tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita di questa rassegna. Lascio la parola a Francesca, ringrazio la dottoressa Portesina che da casa terrà l'incontro, grazie per la sua disponibilità e di nuovo ringrazio tutti voi per essere presenti. Buonasera a tutte e a tutti. Appunto Chiara ha fatto di tutto per essere qui stasera insieme a noi, ma è stato veramente impossibile raggiungere Bassano, quindi mi dispiace, ma la ringrazio comunque insomma per aver accettato il nostro invito e sono sicura che comunque anche in questa modalità il suo intervento sarà appassionante e coinvolgente. Questo appunto è l'ultimo incontro di questa rassegna che spero sia stata l'occasione per tornare a scoprire e a rileggere insomma per la prima volta, anche se no, una stagione veramente felice della nostra letteratura e non solo. Vorrei associarmi ai ringraziamenti del direttore Stefano Pagliantini, naturalmente ringrazio l'assessorato alla cultura, il comune di Bassano e tutto lo staff della biblioteca. Naturalmente un ringraziamento enorme fa il direttore Stefano Pagliantini, con cui ho condiviso il lavoro di questi mesi per organizzare questa rassegna, e poi alcuni collaboratori della biblioteca come Attilio, Francesco e Luca, che hanno gestito i libri in fondo, le dirette streaming e queste situazioni di emergenza appunto. E detto questo, io direi di cominciare. Presento appunto l'ospite di questa sera, Chiara Portesine, che è assegnista di ricerca alla Scuola Normale Superiore di Pisa e attualmente si sta occupando di Gian Pietro Lucini. Accenno soltanto ad alcuni elementi del suo nutrito curriculum. Si è occupata a lungo e si occupa tuttora anche di poeti sperimentali del secondo Novecento e delle relazioni tra letteratura e varie forme artistiche. Ha pubblicato moltissimi articoli sia in sedi scientifiche sia su Litblog come Antinomie, dedicati ad esempio ad Arbasino, a Sanguinetti, ad Emilio Villa, a Umberto Fiori, per venire più vicino ai giorni nostri, anche a Zanzotto. E un paio di anni fa è uscita la monografia Una specie di biennale allargata, il gioco dell'ecfrasi nel secondo romanzo di Edoardo Sanguinetti per Fabrizio Serra. Il titolo dell'intervento di oggi è Neoavanguardia, non solo Gruppo 63, e sono davvero contenta che a chiudere questa rassegna sia l'intervento di Chiara Portesine, che ringrazio nuovamente. Chiudiamo sì, ma aprendo e dando spazio anche alle interconnessioni tra letteratura e altre espressioni artistiche. Quindi ti lascio la parola e ti ringrazio. Grazie, mi sentite? Buongiorno, buonasera a tutti. Sì, ti sentiamo. Perfetto, allora intanto mi dispiace davvero molto non essere lì con voi, diciamo che i disagi ferroviari mi perseguitano, ma anche quelli tecnologici, come hanno potuto vedere prima i tecnici che mi hanno aiutata e che ringrazio molto. Diciamo che le tecnologie sono un inciampo, ma anche una risorsa. Voi siete a Bassano del Grappa, io sono a Pisa, ad esempio mio nonno è collegato da Genova, ma riusciamo tutti ad abitare lo stesso spazio.
e vedremo che l'importanza delle tecnologie sarà fondamentale anche per il gruppo 63. Ringrazio ancora Francesca per avermi invitata oggi a parlare della Neoavanguardia, che ha rappresentato uno snodo letterario delicato e a tratti respingente, possiamo dircelo, della nostra storia letteraria. Infatti anche per gli scrittori più tradizionalisti la radicalità del gruppo 63 ha imposto un aggiornamento, a tratti anche violento, delle proprie poetiche individuali. Si può pensare ad esempio a un autore come Andrea Zanzotto, che alcuni critici hanno considerato l'ultimo, se non l'unico, vero classico del secondo Novecento, dopo Montale. Ecco, diciamo che la raccolta che ha impresso una svolta nel percorso di Andrea Zanzotto si intitola La Beltà ed è uscita nel 1968 ed è nata proprio come una reazione polemica nei confronti del gruppo 63, che Zanzotto accusava di essere troppo barocco, di assorbire il caos del mondo arrendendosi al labirinto, come diciamo dirà anche Calvino, senza reagire ad esso, senza impegnarsi nel mondo. Eppure La Beltà è anche figlia, nonostante tutto, e diciamo volente o nolente Zanzotto, del movimento della Neoavanguardia. Addirittura i critici hanno parlato per la Neoavanguardia di una specie di leva obbligatoria, che sarebbe stata il gruppo 63, rispetto agli altri letterati degli anni 60, come se il gruppo 63 li avesse spronati ad aggiornarsi, appunto. E, come possiamo però contestualizzare il movimento della Neoavanguardia? Intanto, in questa prima slide della presentazione vi ho segnato anche il mio indirizzo email, nel caso in cui anche a distanza di qualche giorno aveste delle curiosità o delle richieste di approfondimenti o semplicemente voleste riguardare il PowerPoint con maggiore calma. Allora, intanto, diciamo, confermatemi che vedete la presentazione, andare avanti. Sì, sì, ti vediamo bloccata, però la presentazione la vediamo. Ah, d'accordo. Allora, non so se mi vedete muovere o se per veder muovere la presentazione dovete vedere me come una statuina, ma non ho idea. C'è provo una piccola e la condivisione del PowerPoint è sul piano principale. D'accordo, quindi... perché io, ok, guardando la presentazione non vedo più voi, quindi è un po' alienante perché vedo uno schermo senza vedere voi, ma se vedete la presentazione forse è l'unico modo sì, per procedere. Speriamo che... Sì, ecco, adesso ti sei sbloccata, quindi perfetto. Ah, beh, d'accordo. Allora, ecco, come potete vedere da questa slide, la fondazione ufficiale del gruppo 63 è stata preceduta dalla pubblicazione di un libricino molto piccolo, ma dinamitardo, cioè l'Antologia dei Novissimi, che è uscita nel 1961 e che comprendeva i testi di 5 autori: Nanni Balestrini, Alfredo Giuliani, Elio Pagliarani, Antonio Porta e Edoardo Sanguinetti. All'uscita di questa antologia, come potete facilmente calcolare dalle date di nascita, questi poeti avevano tra i 26 e i 37 anni, quindi erano dei giovani spregiudicati che si affacciavano sul panorama della poesia nazionale per rivoluzionarne drasticamente il linguaggio. Cioè possiamo dire che dopo l'Antologia dei Novissimi la poesia in Italia non dormirà più sonni tranquilli. E questo si vede fin dal titolo. Allora, intanto non si tratta di un errore di stampa, non dovevano essere i Nuovissimi. Il nome è stato scelto da Sanguinetti, che era un poeta e professore di origine genovese, che sarebbe stato destinato a diventare il leader teorico della Neoavanguardia, e scrive Sanguinetti che, diciamo, partendo dai testi sacri, i quattro Nuovissimi rappresentavano le quattro entità che l'uomo incontra alla fine della sua vita terrena e che sono la morte, il giudizio, l'inferno e il paradiso. Passando poi dal lessico religioso a quello letterario, Novissimi significa quindi non soltanto i poeti più nuovi, potremmo dire, ma anche gli ultimi a poter essere considerati nuovi, un po' come dire dopo di noi c'è soltanto l'apocalisse della letteratura. Per questi poeti, infatti, la poesia tradizionale aveva esaurito storicamente la propria possibilità di parlare del presente e quindi loro si autorappresentavano come i cinque Novissimi che il pubblico dei lettori si sarebbe visti schierati di fronte
come degli angeli, diciamo, un po' bohemien e maledetti, dopo aver sperimentato la morte della letteratura. Ma come mai la letteratura, o almeno quel tipo di letteratura, è da considerarsi morto? Allora, mentre il mondo degli anni 50 e dei primi anni 60 era dominato dal terrore della bomba atomica, quindi dalla paura che da un momento all'altro venisse premuto il famoso bottone rosso, diciamo, che avrebbe distrutto istantaneamente l'umanità, i poeti tradizionali, i poeti del canone, continuavano a compiere i loro esercizietti di retorica, rispettavano per bene tutte le regole della metrica classica e continuavano ad adoperare lo stesso lessico e gli stessi temi che avrebbe potuto usare un Carducci o un D'Annunzio. Sarebbe un po' come se durante il nostro lockdown gli scrittori più famosi, non so, Baricco, Saviano, diciamo, non i migliori, i più famosi, ecco, avessero pubblicato dei libri in cui descrivevano la bellezza della primavera usando le stesse parole di Petrarca. Cioè, sarebbe stato stridente rispetto al trauma collettivo. Ecco, i novissimi vogliono contestare appunto il mancato rinnovamento, potremmo dire, delle strutture formali e dei contenuti stessi della poesia di fronte al rischio della catastrofe nucleare. Come agiscono invece i novissimi per svegliare la coscienza collettiva? Come potete vedere dallo specchietto riassuntivo, quello che salta subito all'occhio è che i novissimi erano contro, cioè erano dei bastian contrari per natura e per coscienza ideologica. Oltre al lessico della poesia, che abbiamo visto veniva avvertito come polveroso, artificiale, retorico, i novissimi contestano anche il linguaggio della comunicazione, dei mass media, cioè la radio, ma soprattutto la televisione, la pubblicità. Nell'introduzione all'antologia dei novissimi, che è scritta da Alfredo Giuliani, che era anche il più vecchio del gruppo, se a 37 anni si può essere considerati vecchi, diciamo, Giuliani dice proprio che la poesia di oggi, la poesia della comunicazione, è diventata una merce, cioè il capitalismo riesce a trasformare anche la poesia, i sentimenti e la politica in transazioni tra utenti, tra consumatori. Con orientamenti pure diversi tra loro, i poeti della neoavanguardia erano avidissimi lettori di Marx ed Engels, ad esempio, ma anche dei pensatori della scuola di Francoforte o dei sociologi come Marcuse. Quindi il discorso sulle strutture letterarie non poteva mai essere scisso da un discorso socio-economico sul sistema di produzione in cui avviene ogni scambio linguistico. E quindi i novissimi erano impegnati in due fronti, in una doppia contestazione, cioè la lingua della poesia tradizionale, da un lato, e il gergo della società dei consumi, dall'altro. A questi due avversari, come se non bastasse, se ne aggiunge un terzo, che è il neorealismo. Cioè, come saprete, una corrente, ancora una volta, letteraria e ideologica, che a partire dal dopoguerra poneva al centro del proprio discorso delle storie tratte dalla vita quotidiana delle classi più umili, oppure ricorreva con grande pathos ad alcuni episodi della guerra o della lotta partigiana, basti pensare tra i registi a Vittorio De Sica, Orsellini, Francesco Rosi, mentre tra i letterati si fanno spesso i nomi di Elio Vittorini, Carlo Levi o Cassola. Ecco, rispetto a quei poeti di cui parlavamo prima, più d'annunziani o ermetici, che erano proprio sigillati nella loro torre d'avorio, questi autori neorealisti sembravano apparentemente parlare della realtà e anzi dei suoi aspetti più miseri, meno letterari. Eppure questo non basta ai novissimi. Per la neoavanguardia c'è modo e modo di parlare della realtà. I neorealisti presentano al pubblico una verità semplificata, spiegandola con toni paternalistici e con strategie fortemente emotive, cioè vogliono suscitare un coinvolgimento viscerale, creando delle storie commoventi. Per i novissimi, però, questa forma di coinvolgimento, in un certo senso, conferma le aspettative che il pubblico ha già, anzi, le coccola un po', potremmo dire, e soprattutto non porta il pubblico a una visione critica della propria condizione. Insomma, non è un linguaggio politico in grado davvero di trasformare attivamente la società. I novissimi invece vogliono scrivere dei testi che mettano in crisi il proprio pubblico, e lo vedremo, che lo sconvolgano, che lo provochino nelle sue certezze più profonde. La complessità della scrittura, che è indubbia per tutti i testi della neoavanguardia, ha poi come premio la metamorfosi ideale del lettore
che passa dall'essere un contenitore passivo, in cui vengono riversate delle immagini, delle scene, con cui però il lettore è già sostanzialmente d'accordo, questa è, diciamo, la parte neorealista, a un lettore come critico attivo e costruttore di mondi. E questa è la visione della neoavanguardia, l'utopia della neoavanguardia. Ecco, questa è la teoria, ma a livello pratico, tutta questa rivoluzione ideale della letteratura, di che cosa si sostanzia? Anche qui vi ho riportato un piccolo specchietto delle caratteristiche tecniche, cioè della forma e dello stile, che vengono elencate da Giuliani nell'introduzione all'antologia, che è un vero e proprio manifesto di poetica, come quelli delle avanguardie storiche. La prima caratteristica è forse la più facile da spiegare, cioè l'asintattismo, cioè la mancanza di nessi logici o sintattici che uniscano in modo coerente le informazioni disciolte in una poesia, in un testo. Cioè, come se noi togliessimo dalle frasi i connettivi, quindi gli articoli, i verbi, le congiunzioni, e lasciassimo dei buchi di senso tra una parola e l'altra. Quindi come se le parole restassero a galleggiare, isolate le une dalle altre. Ma perché i novissimi introducono l'asintattismo? Allora, per questi poeti, il mondo in cui viviamo è diventato sempre più caotico. Ciascuno si sente bombardato da stimoli diversissimi. Lo potete verificare voi stessi con le notifiche che costantemente ci tempestano e che fanno rimbalzare la nostra concentrazione, che ne so, dalle fotografie dei gattini alle ultime immagini della guerra in Ucraina. Per i novissimi questa dispersione, quindi questa frammentazione dell'esperienza, deve entrare dentro la poesia, che quindi diventerà a sua volta un'esplosione di schegge, di frasi segmentate, di significati. La seconda caratteristica riguarda il plurilinguismo, cioè la mescolanza delle lingue, degli idiomi. Nell'epoca contemporanea, in un mondo sempre più globalizzato, tutti noi ci serviamo di codici diversi, ad esempio l'inglese per il mondo di questa odiata informatica, o il francese per i termini dell'alta moda, e così via. Quindi nel corso della stessa giornata ci può essere richiesto di passare da una lingua all'altra e da uno stile all'altro, uno più familiare, uno più aulico ed elevato. E i novissimi vogliono accogliere all'interno della poesia tutte queste interruzioni del linguaggio standard, quindi facendone vedere e privilegiandone le contraddizioni. Il terzo punto riguarda le associazioni verbali, cioè quella tecnica usata soprattutto dalla psicanalisi e soprattutto dalla psicanalisi freudiana per far associare a un paziente delle idee o delle immagini diverse, per valutare poi i processi che la mente di ciascuno fa nel passare dal punto A al punto B. Ad esempio, leggo l'aggettivo morbido, penso al pelo di un gatto, il gatto mi fa venire in mente un gomitolo e dal gomitolo passo a pensare alla nonna, e così via. Ecco, questo è un esempio di associazione libera. I novissimi vogliono introdurre nella poesia il linguaggio dell'inconscio, quindi delle associazioni, ma anche dei sogni, ad esempio. E per loro questo tipo di linguaggio onirico, questo tipo di linguaggio irrazionale ha esattamente lo stesso valore della comunicazione razionale e quindi non deve essere più considerato un tabù da censurare. Oltre alla psicanalisi, un modo per differenziarsi dai poeti della tradizione consiste proprio nel guardare alle altre discipline, creando un ambiente collaborativo, di scambio interdisciplinare, coinvolgendo la pittura, il cinema, la fotografia. E su questo tema ci soffermeremo a lungo in questa presentazione. Prima però volevo mostrarvi un esempio, se vedete anche il testo, per entrare nella carne viva di questa scrittura novissima. Una delle accuse più frequenti rivolte alla neoavanguardia è quella di essere francamente incomprensibile, illeggibile e tendenzialmente cervellotica, una poesia di professori per professori. E l'esempio più classico è Laborinthus di Edoardo Sanguinetti, cioè la sua prima e più discussa raccolta, che è stata pubblicata nel 1956, quando il poeta aveva soltanto 26 anni, e pensate che aveva iniziato a scrivere i primissimi versi addirittura a 19 anni. Per farvi capire un po' l'accoglienza di questo linguaggio, Andrea Zanzotto, da cui siamo partiti, l'aveva definito, ve lo cito, la sincera trascrizione di un esaurimento nervoso. Quindi come se Sanguinetti fosse un malato psichiatrico e queste poesie fossero la sua cartella clinica. A questa accusa Sanguinetti risponderà con un certo bon ton, sommato, dicendo che il suo lavoro era piuttosto da considerarsi, lui diceva, il referto di un oggettivo esaurimento storico,
quindi non psicologico o individuale, ma storico e collettivo. È l'esaurimento nervoso di un'intera epoca. E per questa presentazione ho scelto la 20ª sezione di Laborinthius, che è una veramente delle più illeggibili. Vi leggo soltanto l'inizio per capire lo stile generale. Anche der i d gr sch das grosse j d h quod tantum eras scire licet el marrano, casomai anche dice, mi dice, non riuscirai sic a capire, Lazio, quanto io ti sia legato la sorpresa oggi anche di una insospettabile equivalenza, e così via. Allora, anche basandoci soltanto su questo campione dei primi versi, possiamo rintracciare tutte le caratteristiche che vedevamo all'inizio, cioè l'asintattismo, vedete qui c'è proprio una liquefazione dei periodi, della metrica, dell'andamento logico. Poi un plurilinguismo babelico, in pochissime righe si alternano italiano, tedesco, francese e latino. E poi anche un uso esuberante della punteggiatura, delle parentesi, dei due punti, che questa sarà una caratteristica in realtà più che di tutta la mia avanguardia, proprio dello specifico stile di Sanguinetti. Quindi, anche se questo testo ci sembra francamente un nonsense, in realtà tutto ha un senso, tutto torna. Basta ad esempio sciogliere le sigle, SC significa scilicet, cioè in latino, come dire, si intende, vuole dire, o la sigla successiva D.H. in tedesco significa das Heist, cioè che significa esattamente un sinonimo di Schilicet, quindi è come se fosse la stessa parola che viene ripetuta, tradotta in entrambe le lingue, e però in entrambe le lingue criptata, nascosta dietro una sigla. Hélas, e vuol dire in francese oimè, si usa ad esempio nel melodramma quando un personaggio sta per svenire e dice oimè, ecco. Yot invece significa Juden, cioè ebreo, così come el marrano, dopo, significa ebreo in spagnolo. Ecco, con queste spiegazioni, la traduzione proprio letterale dal linguaggio di Sanguinetti all'italiano potrebbe essere anche il grande ebreo, cioè il grande ebreo, cioè quel che sono, oimè, è lecito sapere l'ebreo. Ecco, questa più o meno è la traduzione del primo verso. È chiaro capire che nei versi di Sanguinetti non c'è una trama, non c'è un'azione precisa, ma è tutto un gioco di linguaggio, in cui le parole si ripetono in lingue diverse per dire esattamente la stessa cosa, ma creando una loro sonorità, un loro ritmo, una musica stridente come certa musica elettronica contemporanea, a cui Sanguinetti dichiaratamente si ispirava. E vedremo anche questo tra poco. Ma arriviamo prima alla fondazione del gruppo 63, dopo i Novissimi. E nella fondazione del gruppo 63 l'interdisciplinarietà arriverà a infiltrarsi sin dalla primissima riunione ufficiale, che si era tenuta a Palermo dal 3 all'8 ottobre del 1963. E i primi incontri si erano svolti durante la sesta settimana internazionale Nuova Musica, quindi guarda caso un contesto interdisciplinare musicale. E durante queste giornate ci sarà tutto un susseguirsi di performance, letture pubbliche, concerti ed eventi teatrali. E alle riunioni pubbliche del gruppo 63 prendevano parte anche pittori, registi, fotografi, che avevano un ruolo non di ascoltatori, ma proprio un ruolo attivo, propulsore nel dibattito. A sinistra, per darvi un esempio, vi ho riportato la copertina di un'antologia del gruppo 63, che era uscita nella collana Le Comete di Feltrinelli, nel gennaio del 1964, quindi l'anno dopo, e qui vedete che i nomi dei partecipanti del gruppo sono stati circondati da queste specie di disegnini scarabocchi che sono stati realizzati in realtà da un grande artista, cioè Gastone Novelli, che è stato uno dei più frequenti, più attivi collaboratori del gruppo 63. Infatti Gastone Novelli, insieme ad altri artisti come Achille Perilli, avevano realizzato le scenografie e addirittura i costumi di scena per i primi spettacoli scritti dai Novissimi, che sono andati in scena proprio durante queste prime riunioni al Teatro Biondo di Palermo. Purtroppo non abbiamo delle fotografie, ma soltanto le descrizioni e le stroncature che comparvero sui giornali. Rispetto poi alle immagini di repertorio che trovate su internet, ma anche sui manuali scolastici, a destra ho preferito riportarvi una fotografia un po' strana del gruppo 63. Strana perché insieme ad alcuni Novissimi come Antonio Porta o Nanni Balestrini, al centro vedete immortalato Giuseppe Ungaretti, che fu lo sponsor forse più influente, più autorevole della Neoavanguardia.
Ungaretti aveva individuato nel gruppo 63 il movimento sperimentale a cui passare il proprio testimone, perché gli sembrava che le caratteristiche del gruppo 63 riprendessero il suo tipo di ricerca e soprattutto la novità, l'innovazione che lui riconosceva al gruppo 63 era legata all'interdisciplinarità, all'apertura ai codici espressivi. E apertura non è una parola casuale perché, come forse saprete, Opera Aperta è il titolo di un libro molto famoso di Umberto Eco, pubblicato da Bompiani nel 1962, che diventerà presto un po' la Bibbia o il libretto rosso di questa generazione sperimentale. Era una specie di capitale, non economico-politico, ma letterario del gruppo 63. E, ecco, dicevo prima che non abbiamo delle fotografie, dei primi spettacoli teatrali della Neoavanguardia, ma per darvi comunque un assaggio, un'idea di queste pratiche interdisciplinari, vi ho fatto un esempio relativo a un altro spettacolo, che era stato rappresentato alla Piccola Scala di Milano nel maggio del 1963. Allora, intanto a sinistra vi ho trascritto uno stralcio da una dichiarazione di Sanguinetti, che molto tempo dopo, nel 1993, ricorderà gli anni d'oro della Neoavanguardia e racconterà, ve lo cito dal testo, di essersi sentito sempre poco legato all'ambiente letterario e intellettuale. Ancora oggi mi sembra che con molti dei letterati miei contemporanei non avrei avuto niente da dire. Ecco, nelle righe successive Sanguinetti fa due nomi che non sono di scrittori, perché sono Enrico Bai, un pittore, e Luciano Berio, un musicista sperimentale. Ed erano quei collaboratori con cui Sanguinetti stava lavorando, stava pensando insieme per trovare, scrive sempre Sanguinetti, l'equivalente di quello che cercavo io nella poesia, cioè stavano lavorando insieme per trovare un linguaggio nuovo. E questa alleanza tra artisti avrà delle ricadute concrete, cioè verrà a concretizzarsi in Passaggio. Questo passaggio è il titolo di un'opera di teatro musicale con un copione scritto da Sanguinetti, le musiche realizzate da Berio e la scenografia dipinta da Enrico Bai. Quindi le tre discipline si fondono insieme per creare un oggetto artistico nuovo, quindi non è la somma delle tre discipline, ma è qualcosa che non appartiene a nessuno dei tre campi artistici. Questa slide vi ho riportato un ingrandimento a colori, ad esempio del quadro di Enrico Bai che era stato appeso sopra il letto e che rappresentava un generale, che è uno dei motivi più tipici della pittura di Enrico Bai, questa presa in giro di questi generali un po' fascisti e un po' autoritari. E anche tutti i mobili che vedete attorno sono stati realizzati da Bai, cioè non si tratta di armadi, letti o comodini veri, ma sono tutte opere d'arte. Possiamo ascoltare giusto un minuto dell'accompagnamento musicale per capire anche la vicinanza di intenti rispetto ai versi di Laborintus che abbiamo letto prima. Quindi chiedo alla regia se possiamo ascoltare un breve pezzettino. Ecco, bene, direi che grazie all'ascolto di questo breve, diciamo, intervallo musicale, vi rendete anche meglio conto di quello che abbiamo ascoltato prima nel testo di Sanguinetti, appunto questa dissonanza, questi codici che vengono a
bisticciare, a creare un disordine, a creare qualcosa che non è equilibrato e armonioso. Ecco, è semplicemente una musica sperimentale e una poesia sperimentale. E questo anche per farvi capire come dovevano essere questi eventi interdisciplinari. Ma diciamo, questa alleanza tra le discipline non è legata soltanto alle prime riunioni di Palermo, ma continuerà come una radiazione fossile ad accompagnare il gruppo anche almeno fino al 1968, diciamo. Ma come? Uno dei grandi aiuti, diciamo, per la diffusione di questa interdisciplinarità è legata alle riviste ibride, in cui erano previste, ad esempio, delle rubriche letterarie insieme a delle rubriche curate da pittori o artisti. Oltre al Verri, che è stato l'organo principale di diffusione delle teorie e dei testi stessi della Neoavanguardia, un po' come dire il Corriere della Sera o la Repubblica del gruppo 63, dobbiamo anche ricordare riviste meno conosciute come Marca 3, che era stata fondata a Genova nel 1963, oppure Grammatica, fondata a Roma l'anno successivo, nel 1974, e infine la più politicizzata, cioè Alfabeta, che è stata pubblicata a Milano nel 1979. Il gruppo ormai si era sciolto ufficialmente, ma alcuni ex novissimi, soprattutto Nanni Balestrini e Antonio Porta, avevano cercato di rivitalizzarne un po' lo spirito, fallendo perché la rivista durerà molto poco e non avrà una grande fortuna editoriale. Ecco, queste riviste, diciamo, nonostante le differenze interne, si caratterizzeranno sempre per una contaminazione radicale tra le discipline. Ad esempio, il comitato direttivo di Marca 3 era composto da poeti, registi, fotografi. Umberto Eco aveva una rubrica all'interno di questa rivista che si chiamava Problemi di comunicazione e che era occupata, diciamo, dalle indagini sui rapporti tra il linguaggio e la televisione. Ma a fianco a quella di Eco c'erano anche rubriche legate alla musica contemporanea o specificatamente ai fumetti. E per darvi un po' l'idea di come fossero all'interno queste riviste, ho pensato di farvi sfogliare idealmente, appunto, i loro contenuti, fotografando l'impaginazione, in cui si vede bene questo dialogo continuo tra letteratura e immagini. Qui potete vedere il primo numero di Grammatica, che era stata fondata da due scrittori, Alfredo Giuliani e Giorgio Manganelli, e da due artisti, quelli che abbiamo citato prima, i pittori Achille Perilli e Gastone Novelli. La rivista si apriva proprio materialmente come un rotolo, come un papiro, e si alternavano ogni pagina delle sezioni scritte con caratteri, diciamo, tipografici standard, invece delle sezioni disegnate, illustrate da fumetti o da fotografie di quadri. Per fortuna l'università oggi ha avviato un processo di digitalizzazione di questi materiali. Voi potete sfogliare sul web quelle riviste. Pensate che, diciamo, questo numero di Grammatica io l'avevo fotografato alcuni anni fa alla Biblioteca Nazionale di Roma, ma è molto raro, e ho visto, presentando, diciamo, preparando questa presentazione, che su eBay oggi costa almeno 450 euro. E ci sono delle riviste che arrivano a costare migliaia di euro. Quindi capite l'interesse e l'importanza della digitalizzazione di questi materiali. Prima dello sciopero dei treni, poi, avevo pensato di portarvi materialmente, lo dicevo prima Francesca, un numero abbastanza raro di una di queste riviste, che non era però riconducibile al gruppo 63 ufficiale, ma alla cosiddetta Neoavanguardia Emiliana o gruppo del Mulino di Bazzano. Intanto vi spiego di che cosa si tratta. Il nome si riferisce a un antico mulino che è situato tra Parma e Reggio Emilia, nella regione dell'Emilia-Romagna, appunto, che era stato ristrutturato come abitazione, poi come laboratorio creativo, soprattutto da tre poeti, che erano Corrado Costa, Giulia Niccolai e Adriano Spatola. Questi tre poeti parteciparono alle prime riunioni del gruppo 63 ufficiale, ma presto se ne distaccarono per alcune visioni della letteratura, ma soprattutto della militanza politica, del tutto inconciliabili. Vi ho messo a confronto, diciamo, a sinistra una delle fotografie più famose del gruppo 63, che veniva chiamato scherzosamente l'avanguardia in giacca e cravatta, perché era formato soprattutto da giovani professorini, assistenti universitari e collaboratori di case editrici, e invece a destra potete vedere il clima molto più bohemien del gruppo emiliano, più simile a una beat generation italiana. In particolare, rispetto ai poeti del gruppo 63, diciamo, la differenza non è tanto nei vestiti, ma nel fatto che i poeti emiliani volevano recuperare e insistere, diciamo, scommettere
sulla categoria del parasurrealismo, cioè volevano recuperare alcune caratteristiche del surrealismo, quindi dell'avanguardia storica, e soprattutto, ad esempio, il gioco linguistico, l'azzardo, l'ironia, privando però queste caratteristiche di alcuni fraintendimenti a cui il surrealismo era andato incontro, soprattutto nella cultura mainstream. Cioè, pensate ad esempio a un pittore come Salvador Dalì, che ormai viene riprodotto in tutti i calendari, è considerato un artista facilotto, accattivante, eliminando ad esempio completamente il rapporto tra estetica e politica che era stato centrale per i surrealisti. E anche questo gruppo surrealista del Mulino di Bazzano poteva vantare delle splendide pubblicazioni verbo-visive, tra cui ad esempio la rivista Tam Tam, che è stata pubblicata dal 1971, e poi una vera e propria casa editrice, diciamo, più o meno amatoriale, che erano le edizioni Geiger, stampate dal 1968 al 1979. Allora, credo di essere troppo piccolina in questa visualizzazione per mostrarvi, diciamo, uno di questi lavori, e non credo che si veda assolutamente nulla, ma li potete cercare anche come immagini in rete. Quella che vi avrei portato era un'antologia di poesia sperimentale in cui i disegni, diciamo, le parti disegnate come nelle riviste della neoavanguardia ufficiale si alternavano a degli oggetti veri e propri. Cioè, voi immaginatevi di sfogliare una rivista e di trovare dei fili di lana, un pezzo di tessuto, dei brillantini, degli oggetti proprio incollati alla pagina. Che cosa cambia a livello editoriale rispetto al gruppo 63? Allora, il gruppo 63 poteva fare affidamento su un editore come Feltrinelli, invece la neoavanguardia emiliana poteva contare su scarsissime risorse economiche e pratiche. Quindi le sue pubblicazioni vengono chiamate dalla critica esoeditoria, cioè una produzione editoriale esterna al mercato centralizzato, alle grandi riviste, alle grandi case editrici e anche alle sue logiche di consumo. Infatti l'editoria, come tutti sapete, è un'industria, quindi per vendere spesso deve puntare su dei potenziali bestseller, i libri d'autogrill, ragionando quindi non sulle questioni di qualità del romanzo, ma sulle vendite e sugli incassi che un singolo libro potrà avere. L'esoeditoria invece voleva contrapporsi a queste logiche capitalistiche che rendono il libro di fatto sovrapponibile a una qualsiasi altra merce del mercato, e creare delle nuove forme di produzione, di distribuzione dei testi, organizzando ad esempio dei festival alternativi, ma anche creando questi libri quasi artigianali in cui ogni pezzettino veniva incollato da due o tre persone, da un piccolo comitato editoriale. E quindi però questo che cosa significa? Che c'è una ridottissima possibilità di stampare tante copie. Cioè, se pensate al libro che vi ho un po' provato a sfogliare a distanza, non possiamo immaginare un filo di cotone riprodotto in 1000 copie, ad esempio. Quindi a questa povertà di mezzi, che rende sul mercato ancora più costose queste riviste oggi, corrispondeva anche una libertà dei linguaggi e delle possibilità interdisciplinari che i libri tradizionali, per ragioni proprio pratiche, non potevano ancora avere. E sarebbe sbagliato però considerare questa neoavanguardia emiliana la sorella povera del gruppo 63, quindi una variante un po' provinciale della neoavanguardia centrale, come spessissimo fa la critica. Al contrario, negli anni 60 l'Emilia diventerà un centro fondamentale di scambi con l'estero e con le nuove esperienze, soprattutto della poesia visiva e della poesia concreta, che provenienti da tutta Europa e anche dall'America Latina. Un chiaro esempio è stato il festival chiamato Parole sui muri, che era stato organizzato a Fiumalbo, in provincia di Modena, nell'estate del 1967. Che cos'è successo a Fiumalbo? Praticamente il paese è stato occupato da più di 100 artisti, poeti, pittori, registi, provenienti dall'Olanda, dalla Francia, dall'Inghilterra, che hanno organizzato una specie di mostra collettiva di manifesti che sono stati appiccicati, appesi sui muri delle città o sui cartelloni stradali. Quindi per 10 giorni le piazze e le strade del paese si sono trasformate in un teatro a cielo aperto in cui venivano rappresentati degli spettacoli, dei reading di poesia, delle improvvisazioni, la proiezione di film sperimentali, come se tutta la città fosse diventato un laboratorio creativo. E tra l'altro è divertente perché nei filmati che abbiamo, gli stessi abitanti, e soprattutto i bambini, avevano partecipato agli eventi culturali, come pubblico ma anche come protagonisti, come attori improvvisati. Quindi Fiumalbo ha rappresentato un caso modernissimo di
poesia totale, che quindi coinvolgeva non soltanto tutte le arti e tutte le discipline, ma anche la cittadinanza e il nostro rapporto con l'urbanistica e con gli spazi che abitiamo tutti i giorni. E a questa rappresentazione, appunto, avevano preso parte anche degli artisti che non parlavano l'italiano e che quindi, diciamo, non potendo comunicare verbalmente con gli artisti italiani, potevano utilizzare soltanto la propria arte come messaggio, quindi dando vita a una specie di esperimento di linguaggio universale, molto caratteristico in Italia per quegli anni. Ma, diciamo, nonostante queste differenze, sia nella neoavanguardia romana-italiana che in quella emiliana, le riviste e questi eventi collettivi hanno rappresentato una delle tante possibili applicazioni dell'interdisciplinarietà. Alcuni autori, piuttosto che organizzare eventi o fondare riviste, si sono ispirati a un'altra disciplina per ricavarne degli ingredienti, degli insegnamenti legati a delle singole strutture o a dei modi per raccontare una storia. Ad esempio, io sono un romanziere e decido di ispirarmi alla pittura per raccontare le mie storie. E questo è il caso di Umberto Eco, autore che ovviamente tutti conoscono per le riflessioni sui fumetti o sulla televisione di Mike Buongiorno, ma forse ancora di più per il suo bestseller, che è Il nome della rosa, pubblicato nel 1980. Il romanzo, appunto, come saprà chi l'ha letto, è visto dalla prospettiva di un anziano benedettino che racconta una catena di misteriosi omicidi di cui fu testimone nel 1327 in un grande monastero del nord Italia. La trama e un po' anche l'importanza culturale di questo romanzo sono noti a tutti, almeno dai primi anni del liceo. Quello che invece viene ignorato spesso è che per costruire lo schema, cioè lo scheletro di questo libro, Eco si è ispirato a un lavoro cinematografico fatto da un pittore, quindi un film fatto da un artista, ben due discipline diverse. E questo come lo scopriamo? Da due libri. Intanto uno che vi raccomando se non conoscete perché è bellissimo, sono le postille al nome della rosa che sono state pubblicate nel 1983, quindi come una specie di glossa, di commento e di libro piccolo piccolo consegnato insieme al nome della rosa. Ma già prima, diciamo, di questo film d'arte, Eco aveva parlato in un dibattito del gruppo 63 che era sempre avvenuto a Palermo, ma non più nel 1973, ma due anni dopo, nel 1975. Questo dibattito è stato trascritto e poi pubblicato da Feltrinelli. E quindi sappiamo da queste due fonti che Eco si era proprio invaghito di questo film. Film che era stato proiettato alla riunione del gruppo 63 e che era composto come un film sperimentale. Il titolo di questo film misterioso è Verifica incerta, realizzato da, ancora una volta, un pittore che collaborava spesso col gruppo 63, che si chiama Gianfranco Baruchello. A Eco questo materiale aveva subito interessato, potete vedere ad esempio le citazioni che vi ho sottolineato, perché in questo film, cito le parole di Eco, le conseguenze logiche e temporali dell'azione tradizionale venivano eluse e le attese dello spettatore violentemente frustrate. Ecco, in questo film il montaggio di Baruchello raccontava una non storia, giocando sull'accostamento di immagini discordi e sulle analogie che ne seguivano o le opposizioni che esplodevano di colpo. Queste sono sempre le parole di Umberto Eco. Come si spiegano queste parole? Allora, com'è costruito questo film? Il film è una specie di collage cinematografico, quello che potete vedere ad esempio in televisione con Blob, formato da spezzoni di pellicole, per lo più erano film americani e provenienti dall'ambiente di Hollywood. Queste pellicole venivano montate al contrario, interrotte, bloccate, ricomposte, secondo logiche che servivano a spiazzare l'osservatore, quasi un po' come se fossero dadaista, delle provocazioni dada. Lo spettatore si aspettava una storia, vera e propria, invece veniva sorpreso da dei continui colpi di scena, ottici. Vi faccio vedere anche in questo caso un frammento brevissimo e per chi fosse curioso poi il film intero si trova su YouTube gratuitamente. Quindi vediamo qualche frammento e poi lo commentiamo. Se si riesce a far partire, sì.
Se non è qui dentro, Foster lo farà portare. Da come si? Chi è Eddie Spanier? Eh? Oh, che dici? Più aspetto, più mi vergognerò. È per Eddie Spanier. Ragazzi, siete lontani mille miglia. No, basta. La gamba, tiratela su! Ecco, diciamo, questo spezzone è sufficiente a farvi capire un po' com'era impostata questa sintassi a tutti gli effetti del film, molto onirica, molto visionaria, che diciamo portava il lettore a sperare in una storia, quasi a respirare l'aria di una storia, e poi interrompeva, frustrava l'orizzonte d'attesa. E secondo me è molto curioso per tutti gli appassionati di Umberto Eco andare a vedere questo film, perché di solito i manuali citano per Il nome della rosa il genere del thriller e del poliziesco, che pure sono molto presenti all'interno di questo film. Però secondo me ripensare il lavoro di Umberto Eco, la divisione dei piani, dei personaggi, delle storie, dei flashback, vedendo questo film, cambia qualcosa nella nostra percezione del film. Quindi ricollocare la neoavanguardia in questo contesto quotidianamente interdisciplinare può servire a capire meglio le opere e i romanzi che sono stati prodotti. E mi faceva piacere, diciamo, chiudere questa presentazione in modo anche un po' affettivo, cioè mostrandovi un paio di esempi legati al lavoro che ho fatto nel mio percorso di dottorato. Durante il mio dottorato, infatti, diciamo, ho studiato la pratica dell'ecfrasi. Intanto, che cos'è l'ecfrasi, per chi non la conoscesse? Secondo la definizione, diciamo, più comune, l'ecfrasi è la descrizione letteraria di un'opera d'arte, cioè il momento in cui un poeta o un romanziere interrompe la trama, l'azione, per fare una digressione e descrivere, ad esempio, un quadro o una scultura. L'esempio più classico che si trova in tutti i manuali riguarda la descrizione dello scudo di Achille nel 18° libro dell'Iliade. Cioè ci sono ben 130 versi in cui Omero descrive proprio puntigliosamente la superficie dello scudo realizzato da Efesto, e su questo scudo sono disegnate delle città, dei banchetti, ma anche delle feste mitiche. E diciamo, in tempi più vicini ai nostri, l'ecfrasi era diventata poi uno degli strumenti preferiti, diciamo, più efficaci della critica d'arte. Famosissima è quella di Roberto Longhi, che è stato un critico d'arte che ha influenzato un'intera generazione di scrittori, tra cui ad esempio Pierpaolo Pasolini. E se conoscete, diciamo, il Pasolini regista, pensate alla costruzione proprio pittorica di alcuni suoi film, da La ricotta a Salò o Le 120 giornate di Sodoma. Bene, che cosa succede nell'ecfrasi quando viene data in pasto agli autori spregiudicati e pazzerelli della neoavanguardia? Ecco, intanto, dalla fine degli anni 50 era successo qualcosa, si era trasformato qualcosa all'interno della pittura stessa, che aveva spezzato i canoni estetici ereditati. Cioè, i pittori più giovani, avendo cambiato radicalmente, drasticamente il proprio orizzonte, pensate all'arte concettuale, all'action painting, alla pop art, non si sentivano più compresi dai critici della vecchia generazione, che continuavano a descrivere le loro opere usando delle categorie desuete, degli strumenti che non funzionavano più. Cioè, pensate ad esempio ai monocromi descritti con le stesse parole che un critico d'arte avrebbe usato per un Tiziano o un Caravaggio. Non funziona. Così era molto frequente che i giovani pittori chiedessero, diciamo, non ai professionisti, ma a degli altri poeti e scrittori, giovani come loro, di scrivere delle presentazioni nei cataloghi, nelle brochure, non di critica d'arte, ma delle poesie, dei testi letterari, creativi. Ecco, io mi sono occupata esattamente di questi materiali, le poesie scritte per descrivere un'opera d'arte. E sono Chiara? No, dispersi. Chiara, fermaci un attimo, materiali molto effimeri,
perché sono stati pubblicati la diretta a distanza. Eravamo arrivati alla fine senza quasi problemi. Alla fine, vabbè, mi sente. Okay. Provo a chiamare. Scusate, proviamo un attimo a chiamare la relatrice, vediamo se riusciamo a ripristinare. Credo che dipenda dalla connessione un po' debole che lei ha in casa. Mi sento. Ecco, uscita adesso. È in attesa. La riammettete allora? Dovremmo essere riusciti a ripristinare un attimo ancora. Ok, mi vedete, mi sentite? Grazie. Ok, allora vedo anche se riparte la condivisione. Maledetta tecnologia, stava andando tutto troppo bene. Ok, mi sentite, confermate? Posso continuare a parlare? Sì, le slide però non... Ok, no no, ci siamo, perfetto, vai pure. Fantastico. Vedete una poesia di Nanni Balestrini, giusto? Sì. Spero. Allora... Sì. Parlavamo dell'ecfrasi, appunto, che cosa diventa l'ecfrasi per la neoavanguardia, che cosa diventa l'ecfrasi quando viene distribuita in questi piccoli cataloghi fatti per presentare le mostre di giovani pittori, appunto soprattutto della pop art romana o appunto giovani pittori innovativi. A che cosa serve questo lavoro sull'ecfrasi? Serve perché queste poesie che comparivano originariamente sui cataloghi poi sono state pubblicate nelle opere omnie, nei volumoni Feltrinelli, ad esempio, dei singoli autori della Neoavanguardia. Non si è detto assolutamente che erano testi nati per un catalogo, per una mostra d'arte, e sono stati dati in pasto al lettore così. Quindi spesso sembrano dei testi nonsense, dei testi che non vogliono dire niente. Se invece ci mettiamo con la pazienza di modernissimi archeologi a recuperare questi materiali, riacquistano, grazie ai quadri, tutto il loro senso. Vi faccio solo due esempi. Questa è una poesia di Nanni Balestrini che si intitola Particolare della pubblicità. È una poesia apparsa su una delle riviste di cui parlavamo prima, Marca 3, nel 1964. Ve la leggo. A coprire la superficie dei suoi comportamenti e delle sue abitudini. Un documento truccato per vederci meglio. Ogni elemento è alterato da cosa cola in due rettangoli accostati. Allora, quindi a questa lettura rapida del testo non capiamo molto, intuiamo vagamente che ci sia un'allusione alla società dei consumi che copre, appunto, nasconde e falsifica i nostri comportamenti, rendendo l'arte, vedete, un documento truccato della realtà. Poi, diciamo, compare questo riferimento alla cosa cola divisa in due rettangoli accostati, che possiamo, diciamo, interpretare anche grazie al titolo come un particolare di un cartellone pubblicitario. Però, sfogliando direttamente la rivista, la poesia diventa molto più chiara. Cioè,
Balestrini aveva dedicato questi versi a uno specifico quadro, cioè a un'opera di Mario Schifano, che era un pittore romano decisamente bohemien, che faceva parte del famoso gruppo degli artisti di Piazza del Popolo, che appunto avevano dato vita alla costola italiana della pop art americana inglese. Questi artisti italiani recuperavano alcuni feticci della società dei consumi per riappropriarsene con gli strumenti tradizionali della pittura, dando ad esempio alla Coca-Cola o al cane a sei zampe dell'ENI una seconda vita artistica. Diciamo, per gli appassionati del cinema che sicuramente ci saranno in sala, nel film di Luchino Visconti, Gruppo di famiglia in un interno, il pittore che va ad abitare al piano di sopra rappresenta proprio Mario Schifano, che nella vita reale era andato ad abitare sopra Visconti, quindi quello è il genere di pittore bohemien della pop art a cui sta pensando Balestrini. Quindi se noi rileggiamo la poesia di Balestrini accanto all'opera per cui era stata scritta, vediamo proprio chiaramente come molti testi della Neo Avanguardia fossero delle pure semplici descrizioni degli oggetti. Quindi se noi rimuoviamo il contesto storico-artistico, oggi questa poesia è pubblicata nella raccolta completa di Balestrini, senza una fotografia di questa immagine e senza nessuna allusione al nome di Schifano, la Neo Avanguardia è condannata a sembrare un'astruseria incomprensibile, un nonsense. Certo, diciamo che per alcuni poeti il gioco diventa decisamente cervellotico. Un esempio abbastanza estremo, perché Sanguinetti è sempre il più estremo del gruppo, è un'ecfrasi intitolata Sonetto Combinatorio, siamo decisamente fuori dagli anni 60, cioè nel 2007, e anche in questo caso la poesia è stata pubblicata e ripubblicata anche recentemente per Feltrinelli senza nessuna indicazione, c'è soltanto la data, 2007. Vi leggo la poesia. Oggi è il 13 luglio, credo bene, il numero d'archivio, però c'è l'uno che è dubbio, c'è un buco, conviene che sia 1833. S è un X, tira, fossero catene, capirei tanto sforzo, ma perché? Un filo e lancia un sasso, intanto tiene un grappolo, ed è bianco. Pure se osservi, senti satisfaction, pene dolci, ci sta la vite, vita a me poveretto, ma vedo che le vene stanno rigonfie, un orologio, un re sotto minaccia, e un oggetto, le amene note, e un poco grigio, new taste, A, U, E. Ecco, rispetto al caso di Balestrini, qui troviamo pochissimi appigli per l'interpretazione. Cioè, al massimo possiamo riconoscere un inventario di oggetti, cioè un sasso, un grappolo, un orologio, ma gli altri elementi sono del tutto oscuri e contraddittori. Come procede il filologo della Neo Avanguardia? Allora, in questo caso si parte dalla data e si scopre che nel giugno del 2007 era stata organizzata a Parma una mostra intitolata Nelle felici stampe. C'erano diverse opere di un giovane pittore che si chiama Stefano Spagnoli e questo testo di Edoardo Sanguinetti. Quindi noi ci procuriamo il catalogo, scorriamo l'indice e ci colpisce subito il titolo di un'opera che si intitola Satisfaction, cioè coincide con uno dei versi di Sanguinetti. E in effetti, ecco che ritroviamo la fonte di questi 13 versi. Intanto ci sono diligentemente tutte le scritte che ha isolato Sanguinetti, Satisfaction, tè bianco, addirittura la data del 13 luglio 1833 in alto. Vedete, cerchiate, diciamo, queste scritte. Magari nell'ingrandimento si vede un po' meglio. Si tratta in questo caso non di un... Sì? Non vediamo la slide di Sanguinetti ancora. Ah, io sono andata avanti, aspettate. Vediamo. Non avete visto neanche la poesia, quindi? Abbiamo visto Balestrini, ti abbiamo sentito leggere, ma non abbiamo visto il testo. Ah, aspettate, allora nella nuova condivisione non si era condivisa. Ok, qui è ferma Balestrini. Aspettate, come possiamo risolvere? Ora vedete? No, adesso sì. Ora sì, vedete? Sì. Yeah! Ok, allora vi metto, vi lascio questo. Schermo intero, così forse riusciamo a vedere anche meglio. Ora vedete a schermo intero? Si può fare di più. Beh, sì, si può ingrandire ancora, mi dicono dalla regia, ma va bene. Va bene così, ok. Sì, sì, si vede. Ok, si vede, va bene. Appunto, nella seconda slide, non so se vedete la prima o la seconda, cioè se vado avanti vedete che vado avanti? Sì. Ok, quindi allora, questa la vedete un pochino meglio. D'accordo. Ho provato a rendere al più grande possibile, spero che si veda. Appunto, in questo caso non si tratta di un quadro tradizionale, ma di un collage
in cui vengono sovrapposti un foglio di carta scritto a mano, con inchiostro nero, alcuni ritagli tratti dai giornali o da delle pubblicità, e infine una carta vilina con il disegno di un grappolo d'uva in primo piano. Quindi anche qui Sanguinetti semplicemente si diverte a mettere tutti questi elementi in relazione reciproca. Cioè, ad esempio, aveva scritto che S è un X che tira un filo e lancia un sasso. Semplicemente è questo personaggio a sinistra che, per come è incollata l'immagine, sembra davvero che tenga in mano un filo. In realtà è una semplice linea disegnata sulla carta vilina. Quindi non soltanto non si tratta di un nonsense, come appariva all'inizio, ma addirittura è una parafrasi morbosamente precisa e fotografica di un oggetto d'arte. Quindi è una specie di fotocopia in versi dell'opera di Spagnoli. A questo punto voglio concludere con pochissime considerazioni più generali e poi soprattutto ascoltare i vostri interventi e le vostre domande, se ci saranno. Allora, non serve un filologo o uno studioso della Nuova Avanguardia per capire che i testi sono difficili. A tratti sembra addirittura che vogliano tenere a distanza il lettore. E qual è il significato di questa complessità? Cioè, perché scrivere un testo che apparentemente non comunica o comunica qualcosa di paradossale, di provocatorio? Allora, intanto il gruppo 63 si voleva contrapporre a una certa idea dominante della letteratura e dello scrittore che ci deriva, diciamo, apertamente dal romanticismo. E per questa idea vengono considerate belle quelle opere che suscitano in noi un'emozione forte, titanica, oppure semplicemente che costruiscono dei bei personaggi in cui possiamo riconoscerci in modo mimetico o proiettivo. Allo stesso modo, diciamo, l'immagine ancora più diffusa, ancora oggi, diciamo, dello scrittore è quella di un uomo con il suo taccuino Moleskine e una penna d'oca, una penna stilografica, oppure oggi con un computer della Apple, che aspetta questa ispirazione della musa. Ecco, i libri sperimentali vogliono interrompere e revocare, diciamo, tutti questi stereotipi. La scrittura per la Nuova Avanguardia è un atto di artigianato e di storia sul linguaggio, quindi non c'è alcuna ispirazione sovrannaturale. E diciamo, non è affatto detto che una poesia debba commuovere o debba suscitare delle emozioni nel pubblico. Per gli autori sperimentali è più importante il momento critico. Cioè, l'aiuto delle altre discipline può servire come momento interattivo, come apertura ulteriore del testo a un mondo che è sempre più contraddittorio, caotico e multisensoriale, rispetto invece a quello che emerge dalle scritture tradizionali, che è spesso un mondo che sembra quasi in bianco e nero, un mondo fatto di grigi, senza immagini, senza contesto. E quindi di fronte a un testo non immediatamente leggibile e non immediatamente decifrabile, che magari ha queste immagini, queste appendici strane, il lettore deve compiere un percorso più difficoltoso, che però lo farà progredire. Cioè, non si tratta di ricevere passivamente un testo, ma di collaborare attivamente con l'autore a ritrovare insieme il significato delle parole. Spesso poi potrà essere il lettore stesso a dare la propria interpretazione del testo, diventando a tutti gli effetti un protagonista dell'evento della lettura. Quindi leggere non assomiglia a un'azione statica e a una sola direzione, cioè una specie di freccia che procede dal significato dello scrittore al significato del pubblico, ma diventa un processo dinamico, una collaborazione reciproca tra scrittore e pubblico. Quindi l'autore sperimentale compone un testo che ha bisogno dell'aiuto del lettore per essere completato. Anzi, a volte non ha proprio un senso definitivo se non viene ricomposto, quasi come uno di quei giochi enigmistici della settimana enigmistica in cui bisogna unire i puntini per vedere formarsi una figura. E questo processo, appunto, non passa attraverso la nostra irrazionalità. Sanguinetti diceva spesso che un testo non deve piacere a una prima lettura, ma soltanto durante e dopo aver compiuto tutto il processo di decodifica, di comprensione. Lui diceva come frase battuta al lettore: lettore, io ti piaccio dispiacendoti. Cioè, nel momento in cui ti dispiaccio, in realtà ti piaccio. Quindi, diciamo, un testo sperimentale può, anzi a tratti deve, sconvolgere il pubblico, addirittura farlo indispettire, un po' arrabbiare. È una narrativa che richiede tantissimi sforzi al lettore, senza che però la complessità debba essere considerata un'erudizione barocca, a freddo. Come ha scritto efficacemente un critico della Nuova Avanguardia, che si chiama Francesco Muzzioli, qualsiasi poeta sperimentale e qualsiasi, diciamo, poesia sperimentale è rivolta, vi cito le sue parole,
a un destinatario a sua volta in ricerca, disposto a mettere in discussione i propri modelli e disponibile soprattutto ad applicarsi a una lettura che sconfina nell'interpretazione e, perché no, nello studio. Quindi la poesia dell'Elena Avanguardia va letta e studiata contemporaneamente. Insomma, quindi, da qualsiasi libro il lettore non dovrebbe ricavare soltanto un'emozione, una lacrima, un facile sorriso, ma, se ci spostiamo sul piano razionale, dovrebbe imparare un sistema di pensiero, cioè un modo per interpretare in modo critico il mondo, e quindi poi per vivere come soggetto attivo qualsiasi situazione reale. Cioè, il testo per questi autori è sempre un pretesto, un progetto, una sfida. Quando diventa invece un po' un idolo d'oro, un capolavoro intoccabile, cessa, diciamo, di essere uno strumento per capire il presente e diventa soltanto un feticcio, un'opera di immaginazione separata dalla vita. Questa, secondo me, è l'eredità più profonda del gruppo 63 e in generale di tutte le scritture complesse dalle avanguardie storiche a oggi, cioè insegnare il lavoro della complessità. E questo significa trasmettere un processo, un'attività che non finisce dopo che abbiamo esaurito e chiuso il singolo libro, ma che ci accompagna in tutta la nostra esperienza del mondo, dalle aule di scuola alla cabina elettorale. Ecco, diventare una volta critici di testi per diventare per tutta la vita critici del mondo. Ecco, mi interrompo e vi ringrazio e vi chiedo se ci sono domande, interventi. Sono molto curiosa di ascoltarvi. Chiudo la connessione, se no non vi vedo. Grazie Chiara, non so se ti sia arrivato l'applauso dalla sala, sei stata molto chiara, nomen omen, e con veramente numerosi collegamenti e spunti nuovi come quello di verifica incerta. E aprirei innanzitutto le domande del pubblico se ce ne sono, curiosità, interventi vari. Spero che la mia avanguardia non li abbia sconvolti troppo. Ecco. No, no, c'è già una domanda per te. Ottimo. Buonasera. Quanta speculazione in senso positivo, oltre alla provocazione, dal suo punto di vista? E rispondo subito? Sì. Sì, sì, facciamo una alla volta se va bene. Allora, grazie molte per questa domanda. Senz'altro, più che speculazione forse in sé, anche se positiva, c'è stato un attento lavoro di creazione di un'immagine. Cioè, mi vengono in mente con questa domanda tutte le diciamo, strategie pubblicitarie, autopubblicitarie della Neo Avanguardia. Le più famose forse sono, ad esempio, l'attribuzione del premio Fata al peggior scrittore dell'anno, come diciamo gemello del premio Strega per il miglior scrittore dell'anno, che questi, diciamo, scapestrati avevano dato ad esempio a Moravia, che si era arrabbiato tantissimo, o a Pasolini. Ecco, sono tutte strategie ovviamente per occupare un campo letterario ed occuparlo in un modo che a tratti è stato definito anche terroristico, ma secondo me è più pubblicitario, ecco. La Neo Avanguardia si avvertiva come una minoranza e voleva occupare anche un po', diciamo, come teoria del campo di Pierre Bourdieu, voleva occupare un campo, si sentiva appunto un po' come gli indiani in una riserva che vogliono, diciamo, riconquistare la parola. E questo lo facevano spesso, senz'altro, con questa forma di speculazione letteraria. Quindi questo senz'altro c'è, è in dubbio. Non so se poi, appunto, la persona che è intervenuta aveva in mente degli esempi o... Non sento. Sì, no, dice che non aveva in mente degli esempi nello specifico, come forma in generale, sì. Sì, però senz'altro, quindi grazie, è un aspetto molto importante, anzi. C'è un'altra domanda. Sì, no? Sì? Sì, mi sente? Sì, no, volevo sapere, e Arbasino dove lo mette, visto e considerato che di tutti questi ragazzi, vero? Forse è l'unica testimonianza che ne vale la pena di parlare, insomma, diciamo, ecco, mettiamolo così. Dice, no, diciamo, a parte gli scherzi, io sono una grande appassionata di Arbasino perché sono stata una grande appassionata di Gadda, diciamo, soprattutto da più giovane, e Arbasino si è sempre posto come
da un lato il dandy distaccato che guardava a questi tipi di episodi con una certa nonchalance molto decadente, molto superiore, diciamo, e dall'altro però è stato forse uno degli esempi più radicali e più coerenti della neoavanguardia, perché se si pensa a Fratelli d'Italia o se si pensa anche al suo ruolo di cronista di mostre d'arte o collaboratore con Repubblica, il suo ruolo di globetrotter diremmo oggi, e agli scritti che poi lui ha fatto, ad esempio delle mostre, ci rendiamo conto che c'è un certo tipo di gioco con il linguaggio che è molto diverso ad esempio da un Sanguinetti, perché è un gioco apparentemente più chiaro e più limpido, però che crea così tanti piani, a volte così tanti stordimenti linguistici, che non è così diverso da Labyrinthus. Poi, diciamo, le differenze sono che Sanguinetti considerava Labyrinthus come un momento decostruttivo, cioè lui diceva: io non è che scrivo Labyrinthus perché penso che questo sia bello, ma perché voglio portare all'estremo, all'esasperazione, un linguaggio come quello borghese in cui io non credo. Questa era la prospettiva di Sanguinetti. Erbasino invece, diciamo, lo prende in giro in un modo un po' più chiaro per i lettori di oggi, però secondo me, soprattutto le prime cose di Erbasino, l'Erbasino intorno al 63-66 è comprensibile nell'ottica della nuova avanguardia, cioè non è così esterno al gruppo 63. Molto più esterno e diverso sarà un autore, ad esempio, come Giorgio Manganelli, che pure viene spesso assimilato ad Erbasino per queste prose barocche, per questa filiazione da Gadda, appunto. Però invece, secondo me, Erbasino lo fa in un modo diverso, un po' più subdolo come linguaggio, ma con gli stessi strumenti della neoavanguardia. Volevo chiederle questo. Al di là delle appartenenze, delle simpatie politiche assolutamente divergenti, se c'è stato qualche rapporto, qualche ispirazione tra del gruppo di gruppo 63, la neoavanguardia, rispetto a un altro esperimento d'avanguardia di inizio secolo, 50 anni prima, cioè il futurismo. C'è qualche rapporto, un rapporto di qualche tipo? Allora, grazie intanto. Diciamo che con il futurismo in generale il rapporto è problematico, cioè il problema, diciamo, che lei adombrava della politica, c'è una ripresa di certi moduli estetici del futurismo, soprattutto certe costruzioni un po' a calligramma della pagina, però c'è un rifiuto estremo di Marinetti, ad esempio, del marinettismo. Ora, che cosa fa Edoardo Sanguinetti, per citare sempre lui? Recupera quello che viene considerato il nonno a sinistra del futurismo, che è l'autore che sto studiando adesso io per l'assegno di ricerca, cioè Gian Pietro Lucini, che tra l'altro ha l'archivio sul lago di Como, diciamo, è uno degli autori che oggi si stanno riscoprendo di più in università. Lucini consentiva alla neoavanguardia di riprendere il discorso sul futurismo, sul verso libero, però da una prospettiva politicamente accettabile. Cioè, quando muore Lucini, stava per scoppiare la guerra, e Lucini stava lavorando a un trattato antimilitarista. Quindi, diciamo, recuperare Lucini significa poter riprendere il linguaggio dei futuristi, ma senza avere troppi problemi di coscienza. Ecco, il futurismo è un problema di coscienza per la neoavanguardia. Poi, sicuramente ci sono delle somiglianze, delle affinità, ripeto, dal punto di vista dell'impaginazione anche delle riviste, o della creazione di eventi futuristi e provocatori, quindi certe movenze sono tipicamente futuriste. Però ecco, l'accorgimento di Sanguinetti, che era molto intelligente nel fare il teorico e nel posizionare il gruppo anche a livello ideologico, era stato quello di recuperare il futurista meno problematico. Ecco. Altre domande o interventi? Sì, prego. Ma intanto la ringrazio per la bella esposizione, anche molto documentata e molto godibile, quindi veramente grazie. Avrei molte domande da fare. Vorrei limitarmi a questo. Quali erano, diciamo così, i maestri e i referenti culturali, se ci sono stati,
di questa neoavanguardia, di questi gruppi. E poi, non so, ho come l'impressione che si sia trattato di un movimento piuttosto maschilista, diciamo, come guardando i gruppi. E in una terza domanda anche che volevo farle era sulle posizioni politiche, perché mi sembra che ci siano anche qui state molte polemiche di carattere politico e così, insomma, ecco, vorrei se lei può dire qualcosa su questo. Grazie. Grazie davvero per queste domande. E allora rispondo con ordine. Per quanto riguarda i maestri e i referenti culturali, ovviamente ogni neoavanguardista fa un po' una storia a sé, però diciamo che questa generazione sperimentale era, diciamo, un po' innamorata sia del filone Eliot Pound, nonostante la politica veniva considerato un riferimento accettabile dai neoavanguardisti, che soprattutto per quanto riguarda il teatro dal filone Artaud, Beckett, che sono autori presentissimi, diciamo, per questi poeti. E poi ognuno di questi autori aveva i suoi referenti. Però questi, ecco, diciamo, come costellazione minima di autori funzionavano, soprattutto negli inizi, agli inizi per il gruppo 63. E maschilista, allora, questo è un tema molto interessante perché in parallelo, diciamo, al movimento della neoavanguardia, il movimento femminista e dei collettivi di poesie femministe avevano proprio fatto una specie di processo alla neoavanguardia, soprattutto ai suoi esponenti maschi e uomini, accusando effettivamente i poeti di maschilismo. Allora, c'è senz'altro un mancato allineamento tra l'idea di voler rivoluzionare il mondo e il fatto di non farlo nella pratica, ad esempio per quanto riguarda la componente femminile. In questo ci sono dei bellissimi studi di professore che adesso insegna in America, Alessandro Giammei, che ha fatto notare una cosa molto banale e semplice, ma vera. Cioè, agli incontri, se vediamo le foto di gruppo del gruppo 63, erano per lo più tutti uomini, a parte poche eccezioni, tra cui una poetessa e scrittrice che io trovo fantastica, che si chiama Carla Vasio. Ma perché nelle foto quasi non ci sono donne? Perché quella che scattava la fotografia ufficiale del gruppo 63 era una donna, Giulia Niccolai, di cui abbiamo parlato prima, diciamo, esponente della nuova avanguardia emiliana e fotografa di altissimo calibro. Quindi è come se la donna fosse, diciamo, scomparsa un po' nelle retrovie, avesse preso la macchina, il cavalletto, avesse ritratto una generazione per lo più maschile. Però le poetesse del gruppo, secondo me, sono delle presenze interessanti e da riscoprire, anche perché il modo in cui Carla Vasio e Giulia Niccolai, ad esempio, hanno gestito la propria poetica e la scelta dei propri temi, è interessante perché c'è spesso una riappropriazione di alcuni moduli considerati in modo stereotipato del femminile, ad esempio, che ne so, la tessitura o un certo tipo di accudimento del partner, eccetera, ripresi e cambiati di segno, quindi in modo provocatorio, usando la provocazione del gruppo per parlare di tematiche di genere. Quindi le donne erano presenti poco nel gruppo, ma sono forse le presenze che, diciamo, sarebbe più importante riscoprire oggi in università e nella divulgazione. Quindi, diciamo, questa domanda è stata fondamentale anche per ricordare i loro nomi e per invitare, diciamo, tutti a leggerle. E ultimo punto, le posizioni politiche. Anche qui, sì, il gruppo è stato molto discusso, si è spaccato, come molti movimenti dell'epoca, in corrispondenza del 68 e ha continuato anche negli anni 70 ad avere delle profonde divergenze. Le due personalità più forti dal punto di vista politico sono state quella di Nanni Balestrini, che è spesso stato, diciamo, considerato anche aspramente per ragioni politiche e anche giudiziarie per la sua vicinanza alla lotta armata e presunta a certi, diciamo, frange oltranziste più o meno vicine alle Brigate Rosse, quindi, diciamo, questo è stato il polo Balestrini, molto vicino all'idea di una lotta poetica e politica insieme negli anni 70, e con la collaborazione anche a riviste di militanza estetica, cioè appunto questa rivista che si chiama Lotta Poetica, che è uscita negli anni 70 e che voleva, diciamo, rinunciare a tutti i vezzi dello stile per essere una poesia che guardasse appunto alla lotta a tutti gli effetti. Quindi questa è la militanza di Balestrini. E invece anche, diciamo, molto problematica la militanza di Sanguinetti, che aveva un rapporto non conciliato col Partito Comunista, di cui lui non è mai stato tesserato, ma
alla fine della sua vita sarà candidato per il PC a sindaco di Genova, ad esempio, e soprattutto la cosa più l'aspetto più problematico della politica di Sanguinetti è che era un convinto stalinista prima e maoista dopo. Quindi diciamo, nel calderone della Nuova Avanguardia ci sono molte posizioni, ci sono anche quelle più moderate di Pagliarani, di Porta, però ecco, sicuramente è stato un movimento che era all'inizio convinto di dover lottare con le parole, ma poi ognuno ha inteso la lotta, il campo e l'ideologia in modi veramente diversi. Se pensate appunto al maoista Sanguinetti e al filo brigatista, per semplificare molto, Nanni Balestrini, ovviamente c'è, ne passa di acqua sotto i ponti. Spero di aver risposto, erano tre domande veramente molto interessanti, quindi non posso vedere i vostri volti, ma vi ringrazio, ecco, molto. Leggo una domanda che è arrivata da una persona che sta seguendo da casa, Marco, sta seguendo da casa l'incontro e chiede: che fine fa l'Ecfrasi dopo la fine della stagione neo-avanguardistica? Allora, ringrazio Marco che ci segue online. Questo è uno dei temi su cui mi sto interrogando nelle ultime settimane, mesi, nel senso che la mia impressione, da anche lettrice accanita di poesia contemporanea, di poesia degli anni zero, degli anni 2000, è che sia cambiato radicalmente il contesto storico. Cioè, per la neoavanguardia l'ecfrasi era una prassi di lavoro. Si lavorava insieme, ci si confrontava con i pittori, si andava a fare dibattiti direttamente nei loro studi, quindi l'ecfrasi era una specie di accidente, di diciamo quasi coincidenza. Io vado nello studio del pittore e mi immergo nella vita artistica, quindi diventa quasi obbligatorio per me parlare dei quadri, perché quella è la mia realtà, è la realtà che ho di fronte agli occhi. Quindi l'ecfrasi aveva proprio un valore di prassi per la mia avanguardia. Quello che succede invece nel mondo di oggi, dalla mia impressione e esperienza, è che l'ecfrasi sia tornata a essere, come era in un certo senso nella classicità e soprattutto nel Seicento o nell'opera di Gian Battista Marino, ad esempio, più appunto un esercizio di retorica. Se si aprono tante raccolte, ad esempio, di giovani poeti, c'è tantissima ecfrasi, ci sono tantissime descrizioni di quadri. Però non sono quadri spesso fatti da amici pittori o da giovani pittori della loro generazione o con cui loro collaborano attivamente, ma sono quadri dei grandi artisti, sono ecfrasi appunto di Caravaggio, ma anche, che ne so, di Lucio Fontana, di Piero Manzoni, sono ecfrasi imparate sui manuali, ecfrasi di quadri trovati in rete, quindi è come se non ci fosse più, diciamo, la coerenza di una generazione che si sente ecfrastica, che si sente interdisciplinare, ma c'è più un lavoro di tante monadi separate che pensano all'arte, che hanno bisogno di descrivere dei quadri, anche proprio come bisogno nato dal fatto che viviamo in un'iconosfera e che le immagini contano molto per la nostra vita, ma appunto mi sembra più un lavoro quasi di scuola, cioè come se mancasse l'ingranaggio, il motore, che rendeva, secondo me, specifica e caratteristica l'ecfrasi negli anni 60-70. Cioè, mancano i collettivi, mancano i gruppi, ora sono singoli singoli autori che scelgono di rifarsi a un pittore. Questo cambia, secondo me, molto poi la qualità del verso. Ma se Marco è interessato a questo discorso, appunto, gli posso mandare anche un po' di articoli interessanti che sono usciti. L'idea del condividere con voi la mia email serviva anche proprio a continuare questo discorso per chi vorrà approfondire dei singoli aspetti. Ecco. Comunque, grazie. Ci sono altre domande? No. Allora, sono le 19, quindi dobbiamo chiudere. Io ringrazio tantissimo Chiara Portesina, è stato un piacere chiudere con questo intervento la rassegna, grazie ancora. Non so se ci grazie senti. Grazie a voi, davvero. Sì, grazie a tutti voi, davvero. Io vi ringrazio di cuore per aver seguito sempre numerosi, attenti e partecipi questa rassegna, quindi buona serata e arrivederci. Grazie. Buona serata a tutti, grazie Francesca.